Videoregistrazione iniziata. Come da sua richiesta, Presidente, procediamo all'appello. Cancilla. Buongiorno. Buongiorno, presente. Di Pisa. Assente. Orlando. Assente. Randazzo. Buongiorno, presente. Buongiorno, Inzerillo. Presente, buongiorno. Buongiorno, presidente. 3 su 5, presidente. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Intanto volevo complimentarmi con tutti noi per l'ottimo lavoro che svolgiamo e ne è testimonianza il fatto che finalmente, diciamo, il sindaco, a seguito di una nostra richiesta, ha emanato quella direttiva, ha emesso quella direttiva per nominare un RUP o capire perché quello nominato non ha fatto il lavoro che gli era stato richiesto. Quindi esprimo in tal senso grande soddisfazione per il lavoro che giornalmente svolge questa commissione. Fermo restando che ovviamente rimane sempre in tutti noi una grande amarezza perché diciamo, il dato è quello Di Pisa, presente, buongiorno. Buongiorno Di Pisa. Il dato è quello che non abbiamo comunque, che la situazione è sempre catastrofica. Dico, non è un aggettivo improprio, ma è, diciamo, purtroppo rispecchia la realtà dei fatti. Detto questo, se non ci sono interventi da parte dei colleghi, io chiederei al segretario di leggere la delibera che è arrivata sulle farmacie, in maniera tale da poterla studiare e poterne esprimere parere. Prima di dare la parola al segretario, chiedo ai colleghi se vogliono intervenire. Mi sembra che non ci siano interventi, e quindi, segretario, la prego di dare lettura della delibera. Sì, Presidente, la leggerà il signor Colombo, la delibera. Così un Va attimo bene. vi do il testo della delibera. Questa delibera è revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo anno 2020. Signor Colombo, lei nelle sue mail ha il testo della delibera. Un attimo che controllo. Inizia dall'allegato 1, quella c'è scritto allegato 1. Intanto inizio con l'allegato 1, nel frattempo il signor Colombo continua a fare la ricerca. Dunque, l'allegato 1 mandato alla revisione di pianta organica farmacie è inviato dall'ufficio Igiene e Sanità. E si trasmette la nota per l'ufficio statistica. Il riscontro della nota protocollo 71-1055 del 13-7-2020 specifica che lo scrivente ufficio non Buongiorno a dispone. tutti. Buongiorno. Buongiorno, consigliera. Non dispone dei dati aggiornati sul numero e sull'ubicazione delle farmacie. Relativamente ai dati demografici, si trasmette in allegato alla tavola contenente l'andamento della popolazione residente per quartiere e per circoscrizione negli anni 2017, 18 e 19 e relative variazioni assolute e percentuali. Come è possibile osservare, i dati relativi al 2019 evidenziano una generale diminuzione del numero di abitanti in tutti i quartieri e in tutte le circoscrizioni rispetto al 2017 che rispetto al 2019. Complessivamente nel 2019 si è registrata una diminuzione di 5.441 abitanti rispetto al 2018 di 1.000
10.445 abitanti. Specifica il dato relativo al totale degli abitanti a Palermo e quello pubblicato annualmente dall'Istat nel bilancio demografico della popolazione residente, mentre i dati relativi agli abitanti per quartiere e per circoscrizione sono stime ottenute sulla base dei dati anagrafici al 31 dicembre di ciascun anno, imponendo il vincolo che il totale sia uguale al dato pubblicato dall'Istat. La firma del dottor Girano D'Alleo, e in allegato c'è tutta la. L'elenco della popolazione anno per anno. L'allegato numero 2. Se vuole posso continuare io, Va Presidente. bene, signor Colombo, vada. Ok. Allora, l'allegato 2 ha come oggetto revisione della pianta organica delle farmacie anno 2020. In riscontro alla premessa corrispondenza sul tema indicato in oggetto, si osserva che, secondo quanto riportato nella nota protocollo numero 777, 771.1055 del 13 luglio 2020 del Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali, il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della Salute, con nota 29.682 dell'1 luglio 2020, ha chiesto ai comuni di verificare la corrispondenza del numero di farmacie in esercizio con la popolazione residente per poi provvedere, qualora necessario, a collocare le nuove sedi ai sensi dell'articolo 1,2, legge 475 del 1968, per dar luogo al richiesto potenziamento del servizio pubblico farmaceutico in zone divenute carenti per l'effetto dell'incremento di residenti, come già comunicato dall'Ufficio Statistica al Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali con email del 22 luglio 2020, la popolazione residente al 31-12-2019 a Palermo è pari a 657.960 abitanti, dato pubblicato sul sito dell'Istat. L'ufficio statistica rivela che il numero di farmacie previste per il comune di Palermo, dato dal rapporto tra popolazione residente al 31-12-2019 e il parametro demografico previsto per la normativa vigente, una farmacia ogni 3.300 abitanti è pari a 199, corrispondente al numero di farmacie già previsto con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 279 del 7 dicembre 2014. Nel confermare la disponibilità dell'Ufficio Statistica ad ogni ulteriore eventuale chiarimento sui dati demografici, si porgono cordiali saluti. A firma del Vice capo gabinetto Vice Romano. Dopodiché abbiamo sempre come oggetto un allegato revisione della pianta organica delle farmacie nel 2020, però Presidente, siccome riporta in toto scusi, tutto. signor Colombo, mi scusi, Presidente, io siccome già me la sono letta un po' tutta la farmacia, credo che sia importante andare alla proposta nella sua interezza. I pareri sono tutti quanti dati favorevolmente da parte sia del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti sia dalle circoscrizioni. Quindi io, se siete d'accordo, procederei a fare leggere la proposta. Sì, e i pareri che li ha dati favorevolmente? L'ordine dei farmacisti poi? L'ordine dei farmacisti è favorevole, e le circoscrizioni hanno dato tutti quanti parere favorevole, perché allora, il discorso di questa delibera, che ci sono state autorizzate a Palermo 201 farmacie, la 201esima non ha mai fatto attività, cioè non è mai stata aperta. Quindi nella revisione che devono fare biennalmente, hanno riscontrato che questa farmacia, visto che non ha mai attivato il servizio, non serve anche per la diminuzione del numero degli abitanti. Quindi tutti Dove è concordano. individuata questa 201esima No, farmacia? non ci ha messo dove è individuata. Questo è tutto. Comunque, adesso leggendo il testo della delibera sarà Sì, più leggiamo chiaro. la proposta, vediamo quella la proposta. Allora, la proposta è quella la richiesta di parere con motivi di urgenza.
Si trasmette unitamente alla presente, ai fini dell'espressione del prescritto parere di competenza, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo, anno 2020, AREG 100 1.456.286 del 2020, nel formato digitale, così come pervenuto con email del 17-12-2020 dall'Ufficio Affari Signor Istituzionali. Colombo, può alzare la voce perché io la sento proprio a malapena. Allora, mi sente? Mi sentite? Pronto? Sì? Sì, io la sento. Io la sento. Presidente, lei mi sente? Adesso sì, Ah, signor Colombo. perfetto. Allora, rileggo la proposta. Si trasmette unitamente alla presente, ai fini dell'espressione del prescritto parere di competenza, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo anno 2020. AREG 1.100, allora, sì, 1.456.286 del 2020 nel formato digitale, così come pervenuto come mail del 17-12-2020 dall'Ufficio Affari Istituzionali, che pure si inoltra, unitamente alla nota protocollo, allora, 1.467.025 del 2020 del 17 dicembre 2020, a firma del segretario generale, che si attenzione. Tenuto conto di quanto esposto con la sopra citata nota, protocollo eccetera eccetera del 2017-12-2020, si chiede che il parere venga reso con i motivi di urgenza, così come previsto dalla normativa vigente. Questo è tutto. L'allegato Colombo. Sì, L'allegato l'allegato. B, l'allegato B. Attimo solo perché non me lo trovo qui. Allora, richiesta Vabbè, penale. attacco io in questo momento e poi prosegue lei. Allora, il dirigente ad interim del servizio igiene e sanità, farmacie e mercati generali, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue. Oggetto revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo anno 2020. Il dirigente, visto l'articolo 2 della legge 475 del 24.1968, ai sensi del quale ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentita l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Visto che il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno, pari in base alla rilevazione della popolazione residente nel comune pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica. Visto l'articolo 1 della legge 475-68, così come modificata la legge 27 del 2012, ridefinisce il rapporto demografico per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente rispetto al parametro indicato consente l'apertura di un'ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso. Visto l'articolo 4 della legge regionale 2 del 2016, stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno, pari, su impulso della regione, ogni comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno con l'adozione della pianta organica definitiva. Vista la nota protocollo 29.682 dell'1-7-2020, con la quale l'assessorato regionale della salute richiede che gli esiti della valutazione compiuta rispetto a quanto disposto dalla legge 27 del 2012 debbano avvenire entro il 31-12-2020. Vista la delibera numero 279 del 7-12-2014, con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all'anno 2014. Vista la deliberazione numero 500 del 29-9-2018, con la quale il Consiglio Comunale ha dato mandato agli uffici amministrativi di curare la revisione del piano delle farmacie del 2018.
Vista la delibera numero 5 del 2020, con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto alla revisione del piano farmacie 2018, con l'insediamento di nu due nuove farmacie nel territorio cittadino, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo, che in data 23/5/2019 avevano attestato, in base al rapporto individuato per legge popolazione barra 3.300, che le nuove sedi farmaceutiche da poter insediare in città ammontavano a due farmacie, per un totale quindi di 201 farmacie dovute dalla sommatoria di 170 farmacie preesistenti, delle 29 in parte già autorizzate all'apertura ed afferenti il piano farmacie 2014 e delle altre due da assegnare. Visto che la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale in base alla rilevazione della popolazione residente pubblicata all'Istituto Nazionale di Statistica riferita al 31-12-2019. Se vuole continuo io, segretario. Visto, vada. Visto che l'ufficio statistica con mail del 22 luglio 2020 ha comunicato che i dati di ufficio Istat e quelli comunali relativi al 2019 evidenziano una generale diminuzione del numero degli abitanti in tutti i quartieri sia rispetto al 2017 che al 2018, complessivamente 5.441 abitanti in meno rispetto al 2018 e 10.445 rispetto al 2019. Visto che sempre l'ufficio statistica con nota numero 1.247.811 del 30 ottobre 2020 ha rappresentato che il numero delle farmacie per il comune di Palermo, dato il rapporto tra popolazione residente al 31-12-2019 ed il parametro demografico previsto dalla normativa vigente è pari a 199. Visto che il Dipartimento Farmaceutico dell'ASP, con nota numero 62.013 del 30 novembre 2020, allegato 3, ha suggerito l'abolizione della seconda sede farmaceutica in atto non assegnata né oggetto di interpello delle due individuate con delibera del Consiglio Comunale numero 5 del 2020. Considerata la popolazione residente al 31-12-2019, nonché le farmacie presenti o di nuova apertura a seguito del concorso straordinario che risultano essere 199 e che pertanto soddisfano il rapporto previsto dalla normativa vigente, ravvisata l'opportunità di procedere alla riduzione della pianta organica nell'anno 2020 stante la diminuzione della popolazione residente. Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, che la revisione biennale per l'anno 2020 preveda la riduzione della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo a numero 200 sedi farmaceutiche, con la soppressione della sede ubicata nel quartiere Arenella, in atto non assegnata e sulla quale non vi sono procedure in corso. Preso atto che riguardo alla sede 202, da rinominare opportunamente sede 200, sussiste un contenzioso attualmente in corso. Reputato necessario procedere al contempo ad una generale verifica ed eventuale rimodulazione delle sedi farmaceutiche, atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla prima definizione e l'attuale mancanza di omogeneità nei criteri di determinazione delle sedi medesime. Ravvisata pertanto la necessità degli uffici competenti, cioè il Servizio Igiene e Sanità, Farmacie e Mercati Generali, l'Ufficio Statistica e Servizio Urbanistica, predispongano una cartografia aggiornata delle farmacie esistenti nel territorio comunale, effettuando uno studio inteso a rendere omogenei i criteri di determinazione delle sedi farmaceutiche e verificando la corrispondenza tendenziale delle medesime alla densità demografica della popolazione, al fine di realizzare eventualmente un piano di ricollocazione delle farmacie finalizzato all'omogeneità territoriale del territorio farmaceutico del Comune di Palermo, nell'ottica di rendere un servizio migliore alla città, sia pure nel rispetto delle esigenze della categoria. Ritenuto che per realizzare un piano quanto più possibile razionale occorre la collaborazione dei soggetti istituzionalmente predisposti alla materia e che la legge stessa ci chiama a rendere parere, seppure non vincolante, in ordine ai piani delle farmacie, l'ASP, Dipartimento Farmaceutico e l'Ordine Professionisti dei Farmacisti. Dare atto che con nota numero, allora, 1.387.789 del 3 dicembre 2020 è stato chiesto all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo
e al Dipartimento Farmaceutico dell'ASP di Palermo il parere obbligatorio e non vincolante in merito al presente progetto di revisione della pianta organica. Prendere atto che con nota e allora, 202.714 e non 65.072 dell'11 dicembre 2020, allegati 4 e 5, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo e Dipartimento Farmaceutico dell'ASP di Palermo hanno espresso parere favorevole alla proposta di delibera. Va bene, richiamati, eccetera, eccetera, testo unico delle leggi sanitarie, approvamento del regolamento del servizio farmaceutico per evidenza a favore dei farmacisti rurali, insomma, eccetera, eccetera, convertito con legge 4, convertito con legge, eccetera, eccetera, propone, per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati, di ridurre nell'ambito della revisione biennale la pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo nell'anno 2020 al numero 206 di farmaceutiche, per la diminuzione della popolazione residente con la soppressione della sede farmaceutica in atto non assegnata né oggetto di interpello, ubicata nel quartiere Arenella, secondo l'individuazione operata con la delibera del Consiglio Comunale numero 5 del 2020, di incaricare il Servizio Igiene e Sanità, Farmacie e Mercati Generali, l'Ufficio Statistica e Servizio Urbanistica di predisporre entro mesi 4 una cartografia aggiornata delle farmacie esistenti nel territorio comunale, procedendo quindi ad uno studio finalizzato a rendere omogenei i criteri di determinazione delle sedi farmaceutiche e a verificare la corrispondenza tendenziale delle medesime alla densità demografica della popolazione, al fine di realizzare eventualmente un piano di ricollocazione delle farmacie che garantisca l'omogeneità territoriale del servizio farmaceutico nel Comune di Palermo, di incaricare inoltre i medesimi uffici di istituire un tavolo tecnico con l'ASP Dipartimento Farmaceutico e l'Ordine Professionale dei Farmacisti, al fine di meglio analizzare con tali istituzioni le esigenze del servizio e della categoria, pervenendo possibilmente nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno ad una soluzione quanto più possibile condivisa da sottoporre entro il 2021 al Consiglio Comunale. Si attesta che l'atto non è suscettibile di avere influenze anche future sul bilancio comunale. Occorre altresì l'abbreviazione dei termini per l'esame delle commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale e dell'articolo 10 dello Statuto Comunale. Il capoarea dirigente ad interim e servizi di igiene e sanità, farmacia e mercati generali esprime in merito ai sensi per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale numero 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Il capoarea attività produttive, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico. L'assessore, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dall'ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale. Dirigente responsabile di ragioneria esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale numero 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera in oggetto. Questo è tutto, segretario. Sono gli allegati da leggere, segretario. Scusa, dottor Colombo, quest'ultimo che ha letto, che allegato era? Numero? Allegato B. Allegato B. Sì. Sì, l'allegato B. Segretario, ci sono altri allegati da leggere? Ah, gli allegati sono tutti i pareri che sono I stati pareri già emessi. li abbiamo, sì, abbiamo detto già Sì, l'esito dei su pareri. quello del Tutti i pareri. sommariamente l'abbiamo letti sulla delibera, poi ci sono nello specifico gli allegati, ma il succo è quello, diciamo. Va bene, io personalmente non mi sento pronto per esprimere parere, quindi non so i colleghi, vorrei sentire l'opinione dei colleghi in tal senso. Sì, anche io, Presidente, proprio l'avrei detto, anche io ho bisogno un attimo di approfondire tutta la vicenda, quindi oggi non vorrei proprio esprimere Sì, anche io vorrei approfondire. Va bene, allora Per me va approfondiamo. bene pure, però una domanda, per me va bene pure, da quello che
e la delibera, sempre che non facciano impiantare una farmacia all'Arenella, rispetto a questa farmacia dove ancora deve essere impiantata. Non c'è bisogno di impiantarla perché il numero basta il numero quello che già esiste. Sembra che sia questo il succo del discorso. No, quello, Almeno scusi, quello. No. consigliere, quello dell'Arenella Sì. è praticamente un numero, cioè c'è la possibilità di aprire, c'è stata la possibilità di aprire una farmacia, ma nessuno dei farmacisti ha richiesto di poterla aprire, cioè non ha avuto seguito, ecco perché poi viene tolta. Anche perché Capito. il numero poi non è, ripeto, non sono già bastevoli per E quindi l'Arenella. il numero per la città rimarrebbe sempre lo stesso, quindi aumenta, non l'ho capito Infatti è questo. questo, sono sempre 200. Ho capito questo. Quindi resterebbe per come ora, come numero di farmacia. Va bene. No, comunque lo dobbiamo approfondire, Ma pure io guardo il cordone. comunque ritengo, scusatemi se ve lo dico, non è, ma ritengo che è giusto ancora approfondire l'argomento per avere chiarezza. Perfetto, segretario, la delibera ci è stata inviata a tutti nella nostra mail, giusto? Le e tutto quanto nelle mail di ogni singolo Perfetto. componente della commissione. Perfetto. Va bene. Segretario, il verbale di oggi è pronto perché sono giù Sì, interventi, anche io perché chiuderei la seduta. è molto breve, nel senso che non è che dovete vabbè. Allora, verbale numero Segretario, mi scusi, ce ne sono altri da approvare? cosa? Verbali. No. Ok, va bene. L'ultimo fatto è quello che lei era stata e l'ha firmato pure, consigliere. Bene, Verbale numero 238 della seduta del 21 dicembre. L'anno 2020, giorno 21 dicembre, giusta convocazione, signor un Presidente. po' in tardi, signora. Si riunisce la quarta commissione consigliere permanente in modalità telematico con collegamento a distanza per l'esame dei punti posti all'ordine del giorno della convocazione precedentemente indicata. Alle ore 9:38, prima convocazione, il presidente Giovanni Angelino, assistito dal segretario, testimone di chiamare l'appello. Al termine del quale sono presenti i consiglieri. Scusa Giovanni, che i microfoni aperti li può chiudere perché non si sente il segretario che legge il verbale. Glieli chiudiamo subito, presidente. Perfetto, tutti chiusi, perfetti e graziosi. E allora siamo arrivati? Sì. Altre sono presenti i consiglieri Roberta Cancilla, Antonino Randazzo e Giovanni Inzerillo, presenti 3 su 5. Entra il consigliere Carlo De Pisa alle ore 9:39, entra la consigliera Caterina Orlando alle ore 9:40. Tutti i consiglieri acconsentono alla registrazione della seduta. Constatato il numero legale, il presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la seduta. Il presidente comunica che domani, come concordato in commissione, la commissione si recherà al cimitero del Rotoli per un sopralluogo. Il presidente chiede alla commissione di procedere alla lettura e all'esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo anno 2020. Detto parere è stato richiesto con urgenza. La commissione approva il prelievo e si continua leggendo la proposta di deliberazione. Il Presidente invita il segretario a leggere il presente verbale per l'approvazione. Letto il verbale numero 238 del 21-12-2020, posto in votazione. Andazzo. Cancilla. Di Favorevole. Pisa. Orlando. Favorevole. Sottoscritto favorevole. Il verbale è Randazzo. approvato. Io favorevole. Perfetto. Favorevole. Il verbale è approvato all'unanimità. Allora, d'accordo. Sono le ore 10 e 7 minuti, dichiaro chiusa la seduta. Colleghi, se potete rimanere un secondo, ci organizziamo per il sopralluogo.